stata una bellissima gravidanza, veramente. Io non ho avuto nessun disturbo, tant'è che infatti quando abbiamo cominciato a frequentare il corso perché anche papà di Giulia, anche mio marito, ha desiderato partecipare a questo corso di preparazione al parto. E noi andavamo lì e sentivamo i disturbi della gravidanza. Tutte le donne in gravidanza hanno vertigini e io non l'avevo. Tutte le donne in gravidanza hanno mal di testa e io non ce l'avevo. Hanno problemi a mangiare e io magari l'avessi avuti. Di nessun genere. Tant'è che io a un certo punto mi sono girata al marito e ho detto: ma non è che per caso c'è qualcosa che non va nella mia gravidanza? Perché tutta questa no, anormalità rispetto. Perché vedevo tutte quelle accanto a me che facevano. Sì, cioè, proprio acconsentivano a questo discorso di questi disturbi. Io, a parte, come dire, la pesantezza, perché ho preso abbastanza chili. La ginecologa a un certo punto ha detto: bisogna fare il controllo della curva glicemica. Caspita, io vado a fare questo controllo. Avevamo avuto una cena 2 sere prima, più le mie frittelle. A un certo punto dico: questi ora escono fuori e mi fanno una parte. Me l'aspettavo, ero lì pronta. Invece sono usciti i medici e hanno detto: signora, tutto a posto, continui così. Lei cosa avrebbe fatto? Io sono uscita, il controllo era, allora si faceva al centro antidiabetico che era l'ospedale al geriatrico. Io sono uscita, lì vicino c'era la pasticceria viennese e sono andata a comprare le frittelle per portarle a casa, chiaramente.